Un cordiale saluto a tutti gli amici di RTG Telegolfo e benvenuti allo stadio Ricinello di Gaeta. Inizia il campionato di promozione Girone D stagione 2018-2019. Qui per la telecronaca, chi vi parla è Erasmo Lombardi, alla telecamera Nicola Dell'Anno. Insomma, è certamente anche per me un ritorno alle telecronache dopo diversi anni di assenza, un ritorno che coincide con l'esordio in campionato per la Mistral Città di Gaeta, che quest'oggi sul manto verde dello stadio Ricinello affronta la Polisportiva Paliano. È un campionato difficile da presentare perché è un campionato nel quale, come sapete, mancano numerose realtà che hanno fatto la storia del calcio non soltanto a Gaeta ma anche nei dintorni. È un campionato, come dicevo, che non sarà facile decifrare perché sono molte le squadre che si sono poste all'attenzione degli addetti ai lavori. Tra queste proprio la Mistral, che ha certamente allestito una rosa e una formazione di tutto rispetto. Vedete le squadre a centrocampo, è una prima giornata iniziata sotto i peggiori auspici. Quest'oggi ha diluviato in mattinata non solo a Gaeta ma in tutto il sud pontino, ma per fortuna, come vedete dalle immagini, adesso c'è un bel sole che fa compagnia al pubblico che, devo dire, per essere l'esordio della Mistral non è certamente in difetto, è un numero accettabile e questa è una squadra che, se carburerà nel modo dovuto, certamente catalizzerà l'attenzione e la passione di tutti gli sportivi gaetani orfani dopo 87 anni della Polisportiva Gaeta che, come sapete, per le note vicende societarie non si è iscritta a questo campionato e ha un po' lasciato orfani i grandi appassionati storici dei colori biancorossi che però la Mistral ripropone nella sua maglia che si schiera sulla destra dei vostri teleschermi. Tutto è pronto per l'inizio del match, diamo subito un'occhiata veloce alle formazioni che si affronteranno agli ordini dell'arbitro Sapone di Aprilia, l'assistente 1 è Ventre di Cassino, l'assistente 2 Marino, anche gli di Cassino. La Mistral, la Città di Gaeta, Cenerelli, Impesi, Ciotola, Aprile, Mastroianni, Bernisi, Cerasuolo, Leccese, Mariniello, Marciano e Castillo. In panchina, insieme al mister Parisella, De Bonis, Fortunato, Di Franco, Guglietta, Vitale, Carnevale, Bruni, Albano e Lauria. Il Paliano risponde con la sua maglia giallo-blu, qui faccio il primo errore della mia telecronaca perché con la maglia biancorossa è il Paliano che si dispone sulla destra, mentre invece la Mistral indossa i suoi primi colori sociali che sono giallo-blu e ovviamente si tratta di una svista accettabile perché insomma è proprio il Paliano che indossa i colori biancorossi che sono quelli della Città di Gaeta e rappresentano anche la seconda divisa per quanto riguarda la squadra di mister Parisella. Per il Paliano dicevamo Neccia, Conti, Moratti, Lanini, Pizzuti, Romaggioli, Parfen, Salvi, Ronci, Ceccobelli e Iuri Fazzi, numero 11, ex Serpentara, un calciatore sicuramente da tenere d'occhio che rappresenterà un pericolo costante per la retroguardia della Mistral. In panchina c'è Petrucci, Manni, Del Signore, Benigni, Taglietti, Recchia, Ceccobelli, Nardi e Matozzo. Intanto la partita è iniziata, ripetiamo ancora una volta, a beneficio degli amici che si sono messi in ascolto soltanto adesso, che con la maglia biancorossa in campo ci sono gli ospiti del Paliano, c'è un contrasto a centro aria, l'arbitro indica il vertice destro dell'area di rigore, mi è sembrato che i calciatori del Paliano reclamassero addirittura il calcio di rigore. Certo, sembrava che il giocatore del Paliano fosse arrivato per primo sul pallone, poi è caduto, ma l'arbitro non ha avuto esitazioni nel comandare la rimessa dal fondo che si avvia a battere Cenerelli. Eccolo qui uno degli ultimi arrivi, anzi dei neo arrivi per la Mistral, direttamente dall'Itri che ha dominato lo scorso campionato di promozione, Mattia Mastroianni. Palla smistata su Bernisi sul settore di sinistra. Intanto diamo un'occhiata subito alla disposizione della Mistral che gioca, mi sembra, con Mastroianni e Bernisi nella posizione di centrali, sì, con la difesa a 4 dunque. Difesa a 4 con il numero 2 Impesi che presidia la corsia di destra, con Ciotola, ex Polisportiva Gaeta, sulla sinistra, inedita coppia centrale formata da Mastroianni e Bernisi. E poi il centrocampo a 3
e anche la linea d'attacco, quindi un 4-3-3 per mister Parisella, che decide di osare e di cercare di pungere in avanti e anche nel gioco di centrocampo gli avversari del Paliano. La rimessa in gioco con le mani in pesi, palla lunga per Mariniello che cerca di scambiare in 1-2 con Cerasuolo ma non riesce lo scambio. Mariniello e Cerasuolo, anch'essi entrambi della nuova Itri, così come Marciano, quindi una trasfusione di ben 4 elementi nella squadra titolare dai vincitori dello scorso campionato. Proprio per questo la Mistral viene indicata da tutti gli addetti ai lavori come una delle possibili rivelazioni di questo campionato. Mistral, ricordo, alla seconda stagione assoluta nel campionato di promozione, una realtà tutto sommato piuttosto recente. La Mistral è stata fondata nel 2010 e devo dire che ha bruciato veramente le tappe. Nel giro di soli 8 anni è riuscita ad arrivare quasi ai vertici del calcio regionale laziale. Si trova adesso in promozione e rappresenta, ricordiamolo ancora, l'unica realtà della città di Gaeta, insieme alla Don Bosco ovviamente, ma parlavo del campionato di promozione. Alla battuta lunga Pizzuti, la palla colpita male, termina direttamente tra le braccia di Daniele Cenerelli, che la rinvia lunghissima ma proprio sulla testa di Lanini, che non ha difficoltà a trovare il compagno, che mette a terra la palla e poi con un bellissimo gioco riesce a superare l'avversario. Si tratta di Parfen. Parfen ancora scambia con Salvi, poi però il break da parte di Impesi che viene anche toccato, ma l'arbitro dice che c'era fallo su Parfen e comanda il calcio di punizione per i biancorossi, ospiti del Paliano, che vanno alla battuta con Marco Moratti, classe 2000. Palla per Romagioli. Romagioli che, insomma, ci sembrava che si stesse predisponendo alla battuta, ma insomma mi rifiutavo di pensare che provasse a concludere dai 40 metri, invece lo fa, colpisce il pallone male, palla che termina abbondantemente a lato. Mastroianni. Il tocco breve per Samuele Leccese, che in assenza di Gennaro Vitale ha praticamente in mano le chiavi del centrocampo. Va a sgomitare Mario Mariniello nel tentativo di arrivare per primo sul pallone, viene però anticipato, in seconda battuta subentra Aprile. È costretto però a toccare dietro per Bernisi, ancora Leccese, una Mistral che cerca con una manovra fatta di tanti passaggi di aggirare la linea di centrocampo che è composta da ben 5 uomini. Adesso si vede benissimo lo schieramento in campo, è un 4-5-1 per il Paliano, che dunque si difende arretrando i due esterni che vanno a dare manforti al centrocampo, quindi ben 9 uomini da superare in una diga costruita a centrocampo dai Sciociari, che ovviamente devono cercare di contenere quella che sarà o che dovrebbe essere una spinta importante da parte della Mistral, che deve cercare di far breccia subito nella agguerrita difesa biancorossa, proprio per cercare poi di non complicarsi troppo la vita. Una Mistral che in particolare nella scorsa stagione ha avuto diverse difficoltà nel trovare il gol nelle battute iniziali del match. Vediamo se quest'anno ci sarà un'inversione di tendenza per una squadra che, insomma, ha cambiato decisamente pelle e presenta, vado a memoria, almeno 7 o 8 elementi nuovi nel roster titolare. Mastroianni anticipato, commette fallo, sì, c'era il fallo, anche se c'è stato il contrasto tra i due. È giusta la decisione dell'arbitro Sapone di Aprilia, che poi va a sincerarsi delle condizioni di Mattia, che è rimasto toccato da una ginocchiata. Il dottor Ferri, sempre presente, medico sociale della Mistral Città di Gaeta, va a sincerarsi della situazione del suo giocatore. Intanto diamo un'occhiata anche al cronometro, perché non abbiamo aggiornato ancora la situazione. Siamo esattamente al minuto 6 e 27 secondi di questa prima frazione della gara, partita che è iniziata nettamente in ritardo, quasi con 20 minuti di ritardo rispetto al canonico orario, che è quello delle 11. Un ritardo che sembra fosse stato concordato sin dall'inizio con il direttore di gara, che ha accettato di differire di 15 minuti l'inizio della gara, che per fortuna
si disputa sotto un bel sole. Devo dire che nonostante le precipitazioni cospicue sia di ieri mattina che di questa mattina, il campo del Riciniello, basandosi su un misto di erba sintetica ed erba vera, ha retto davvero benissimo, non si alza neanche un po' d'acqua quando il pallone tocca terra. Prova l'iniziativa sulla destra e mette una bella palla al centro, Pizzuti, che però non viene raccolta da nessun compagno, ancora il Paliano che però non riesce a intervenire. Vediamo se l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione per gli ospiti, mi sembra proprio di sì, dopo il contrasto sul settore di destra. È terminato a terra il numero 4 Marco Lanini, che si rialza, e l'arbitro sì, comanda un calcio di punizione piuttosto interessante, perché proprio dal vertice sinistro dell'area di rigore della Mistral, no, c'è un calcio d'angolo, non c'è punizione. C'era sembrato infatti un contrasto del tutto regolare, ci ha tratto in inganno il fischio dell'arbitro che però aveva indicato la bandierina. Palla battuta all'altezza della linea centrale, c'è un fallo, no, si ripete probabilmente, si ripete il calcio d'angolo. L'arbitro ha fischiato prima della battuta per andare a consigliare ai calciatori al centro dell'area di non sgomitare troppo. Dunque il calcio d'angolo per il Paliano, palla che sta per spiovere all'interno dei 16 metri della Mistral, va sulla testa da parte del numero 8 Matteo Salvi, che però colpisce male, debolmente e soprattutto centrale, non crea nessun problema per Cenerelli che afferra impresa e rinvia sui piedi di Bernisi, che serve Mastroianni. Leccese, Samuele Leccese, il lancio lungo che però viene intercettato facilmente, riparte il Paliano con Parfen. Parfen cerca e trova Iuri Fazzi, eccola qui la spina nel fianco della Mistral, attenzione perché è uno che quando punta l'uomo in uno contro uno riesce spesso a penetrare, stavolta viene fermato Iuri Fazzi, eroe della promozione in Serie D della Serpentara Città di Bellegra, lo ricordiamo in strepitose partite con la sua velocità, tra l'altro lui è anche un esperto, è un velocissimo 100 metrista, Iuri Fazzi, che poi ha buttato nel calcio la sua passione per l'atletica leggera, arrivando a disputare il campionato di Serie D con ottimi risultati, adesso ricomincia dalla promozione. Chiaro, gli anni passano per tutti, ma Iuri Fazzi è certamente un giocatore che può fare la differenza a questi livelli. Bella l'apertura sulla destra per Impesi, che ha un po' di spazio, mette la palla giù, poi il cross che viene fermato nell'intervento da Moratti, che sistema il pallone in fallo laterale, nemmeno calcio d'angolo per la Mistral, sfortunata in questo contrasto. Palla per Cerasuolo che la tocca, però poi controlla male. L'arbitro dice che non c'è nulla. E si riprenderà con la rimessa dal fondo. Finora non è successo praticamente nulla, abbiamo superato i primi 10 minuti di gioco, 0-0 tra Mistral Città di Gaeta e Paliano. Insomma, nel gergo telecronistico si dice che è una fase di studio, io vedo poche idee in campo, però insomma c'è l'attenuante che si tratta comunque del primo incontro del campionato ed è una partita che deve servire ad entrambi i mister a capire anche le potenzialità della propria squadra, soprattutto in relazione al modulo tattico che i due hanno deciso di adottare, un 4-3-3 per la Mistral, un abbottonatissimo 4-5-1 per il Paliano, che certamente darà filo da torcere alla Mistral, che domenica sarà chiamata, tra l'altro cominciamo già a dare un'occhiatina a una partita difficile, difficilissima, perché a Pontinia i Granata hanno ambizioni di primato. Intanto palla per Marciano che aspetta che la palla rimbalzi a terra, ma poi la colpisce malissimo. No, si tratta di Loris Castillo, una delle rivelazioni dello scorso anno con la Mistral, il giovanissimo classe 2000 della Mistral, che ha aspettato che il pallone rimbalzasse e ha tirato di controbalzo. Aveva certamente lo specchio della porta piuttosto chiuso perché era in posizione decentrato, colpisce il controbalzo ma mette il pallone ampiamente fuori alla porta difesa da Neccia. Adesso sembra che la Mistral riesca a imprimere maggiore velocità alla propria manovra, si riparte con Impesi che trova Mastroianni,
gira per il compagno di reparto Mario Bernisi, ex Gaeta, ex Terracina. Mariniello, l'1-2, bella la palla dentro, attenzione a Marciano, anticipa il portiere, però poi il pallone gli rimane lì e va Moratti a mettere in calcio d'angolo per questa prima azione che ha i crismi della pericolosità, che capita proprio al 12esimo minuto e 30 secondi per la Mistral. Anticipato proprio al momento del tocco decisivo Marciano, che con un bel taglio era andato a raccogliere un pallone invitante ma poi non è riuscito più a dirigerlo verso la porta, difesa da Necci. Adesso il calcio d'angolo di Samuele Leccese, palla che spiove, salta Mastroianni, che ricordiamo l'anno scorso con la Nuova Itria autore di gol importantissimi, uno su tutti contro la vice capolista Sora, che ha deciso il match che è stato poi quello importante, importantissimo per attribuire il primo posto in classifica. Quindi Mattia certamente si farà vedere sempre dalle parti del portiere avversario, soprattutto in occasione dei calci piazzati. Stavolta è stato anticipato dalla difesa del Paliano, che se l'è cavata. Palla per Pizzuti, Pizzuti corto per Ceccobelli, Ceccobelli all'1-2, poi la palla interessante al centro, anziché andare a provare la conclusione si butta a terra nel tentativo di impattare il pallone con un movimento piuttosto strano, il numero 7 Parfen, che non riesce infatti ad arrivare sulla sfera, viene anticipato, riparte Mattia Mastroianni, partita che si comincia a velocizzare, tagliato fuori, attenzione il break di Ceccobelli che poi tira e segna con un'incredibile conclusione dai 25 metri. E qui la difesa della Mistral è stata lenta e soprattutto si è fatta infilare da un'iniziativa che poi non mi era sembrata coronata da una conclusione imprendibile, ma si è fatto cogliere forse leggermente fuori posto e distratto Cenerelli, che non è riuscito a intervenire. E con questa conclusione velenosissima di Ceccobelli al 14esimo minuto, il Paliano, devo dire a sorpresa, ma approfittando di uno svarione difensivo della Mistral che non è riuscita a ripartire, si porta in vantaggio. E dunque al 14esimo minuto Mistral Città di Gaeta 0, Paliano 1, la rete di Ceccobelli con un'iniziativa che ha trovato impreparata la difesa della Mistral e anche Cenerelli, che non è riuscito a intervenire. Adesso uno svarione difensivo. Una rete davvero imprevista, bravo Ceccobelli a catapultarsi, a capire che quel pallone poteva essere preda, poi insomma sembrava che tutto lasciasse prevedere una possibile sponda per un compagno, invece Ceccobelli ha visto l'angolo libero, ha provato ed ha messo in rete il pallone dell'1-0. Adesso sarà ancora più difficile per la Mistral trovare spazi in una difesa del Paliano che presumibilmente andrà ancora di più a proteggere i propri 30 metri. Vediamo che cosa succede. Siamo sulla sinistra, si è portato in avanti anche Mario Bernisi. Adesso però la Mistral deve ragionare, c'è tutto il tempo per raddrizzare una partita che si è improvvisamente messa in salita. Ma insomma non bisogna forzare i tempi, non bisogna gettarsi scriteriatamente in avanti, perché il Paliano ha dimostrato di poter essere pericoloso in queste che non possono neanche essere definite ripartenze. Si è trattato di un errore, di una palla che ha tagliato la difesa della Mistral trovando i centrocampisti fuori posizione, e da lì è nata la conclusione di Ceccobelli che ha sorpreso Daniele Cenerelli. È il primo gol del campionato per quanto riguarda lo stadio Riciniello, messo a segno dagli ospiti, che dunque si trovano in maniera piuttosto imprevista in vantaggio. Iuri Fazzi va verso la porta, punta l'avversario, da palla, ottimo il pallone che però non viene sfruttato adeguatamente dall'attaccante Manolo Ronci, numero 9 del Paliano. Castillo anticipato, ma l'arbitro dice che c'è stato il fallo. Mister Parisella in panchina ha allargato le braccia come a dire è un errore questo che non dovevate commettere, ragazzi, bisogna tenere alta l'attenzione. D'altra parte
quando si utilizza la teoria tattica dei tanti passaggi della ragnatela che cerca di trovare spazi per la manovra offensiva, questo è un rischio che si corre. Mariniello intanto si libera per il tiro che effettua di sinistro, ma c'è la difesa che respinge. Adesso ci prova con Impesi, Impesi che lancia lungo proprio su Mariniello che non salta perché è fermato dal duo difensivo. Castillo allarga sulla sinistra per Ciotola. Ciotola costretto però a indietreggiare sui piedi di Samuele Leccese. Samuele morbido per Mariniello che può provare la battuta al volo, non gli riesce, o meglio gli riesce solo in parte, ma è già sufficiente per mettere in difficoltà la difesa del Paliano, che è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo, anzi no, in rimessa laterale con grande affanno. Insomma, non mi sembra una difesa esente da imperfezioni quella del Paliano, spesso va in ambasce quando il pallone arriva nei pressi dell'area piccola, e adesso il tocco di Cerasuolo è impreciso e consegna la rimessa dal fondo agli avversari. Mistra la città di Gaeta, che ha disputato un ottimo precampionato pareggiando in casa con l'Itri, che è accreditato da tanti osservatori come una delle squadre che potrebbe rivestire un ruolo d'eccellenza nel campionato superiore. Una Itri che non si nasconde, un Itri che soprattutto davanti, con l'acquisto di Iguadu e a centrocampo di Otero, ex Gaeta entrambi, ha certamente rafforzato una squadra che era già forte di suo. Insomma, non è assolutamente un mistero che negli ultimi campionati è successo ben tre volte che la squadra salita dal campionato di promozione, ultima ad effettuare il doppio salto, proprio la Nagni, ebbene, la squadra che ha vinto la promozione poi in eccellenza con pochi ritocchi è riuscita ad avere un ruolo importante, importantissimo, e spesso negli ultimi anni addirittura a vincere il campionato. Un campionato di Serie D che quest'anno, oltre alla Nagni neopromossa, vede ai nastri di partenza almeno due squadre super accreditate per la vittoria finale. Una è Latina, che devo dire certamente non sarà rimasta contenta dall'inserimento nel girone dell'Avellino, che può andare un po' a guastare la festa ai nerazzurri. Poi c'è l'Aprilia, c'è il Cassino, insomma un campionato di Serie D che assomiglia molto all'eccellenza perché ci sono soltanto tre squadre sarde e poi c'è l'Avellino, ma quasi tutte le trasferte saranno tra squadre laziali, ma certamente il livello qualitativo è molto alto. Una Serie D che rappresenta uno scalino difficile da salire. Io credo che dal punto di vista tecnico ci sia davvero tanta differenza con l'eccellenza, un'eccellenza che, non dimentichiamolo, quest'anno vede ben 8 squadre ripescate tra girone A e girone B, per cui c'è qualche incognita sulla qualità di questo raggruppamento. Attenzione alla battuta, c'è un tocco di testa, palla che termina direttamente sul fondo, ma l'arbitro dice che l'ha toccata un difensore, per cui ci sarà il calcio d'angolo per il Paliano, che mi sembra stia mantenendo il vantaggio in questi primi minuti dopo il gol di Ceccobelli senza grossi affanni, addirittura si affaccia sempre più spesso dalle parti di Cenerelli, e adesso la Mistral è tutta racchiusa ad eccezione di Cerasuolo che è nel cerchio di centrocampo, nella propria area di rigore, i propri 16 metri. Paliano che si rende pericoloso, ottima la battuta radente sul primo palo, non riesce a intervenire, e intanto c'è uno scontro tra Cenerelli e l'avversario. Cenerelli che si avviava di gran carriera per la rimessa lunga, e l'arbitro esibisce il primo cartellino giallo della gara, andando così a punire il tentativo di danneggiare il portiere da parte di Parfen, che termina sul cartellino dell'arbitro, primo giallo del campionato al Ricinello. Uno scontro tra portiere e attaccante, resta davvero indimenticabile la decisione dell'arbitro dello scorso anno nella gara tra Gaeta e Monte San Biagio,
che per uno scontro abbastanza simile decretò il calcio di rigore e l'espulsione del portiere, una partita che segnò forse anche un po' il cammino in quel campionato del Gaeta. E che, della quale si discusse per lungo tempo, si crearono come sempre due fazioni, quelle pro portiere e quelle pro attaccante. Uno dei tanti episodi dello scorso campionato sui quali la redazione di RTG Telegolfo, ma anche You Channel, che quest'anno collabora con la testata giornalistica che fa riferimento a RTG Telegolfo, discusse a lungo. E di questo devo ringraziare il nostro direttore editoriale Giuseppe Capuano, che ha voluto insieme ad Antonio Salone che ci fosse questa sinergia tra You Channel e RTG, che si concretizzerà nell'appuntamento pomeridiano del lunedì dalle 18 sempre su RTG e in diretta anche sulla pagina Facebook sia di Telegolfo che di You Channel. Un bel esperimento che speriamo porti i frutti sperati, ma sicuramente ci sarà una voce in più che, a beneficio dei tanti appassionati del calcio dilettanti, commenterà ogni lunedì quello che accade sui principali campi del Sud Pontino e non soltanto. Il break difensivo del Paliano che si riporta su, l'autore del gol Ceccobelli vede salire sul settore di destra il proprio terzino Andrea Conti, gli dà palla, prova ad andare dentro, poi tocca la palla per l'ultima, si tratta di Ronci. Buona la giocata di Ciotola, ha rischiato anche un po', però stavolta gli va bene e il pallone termina tra i piedi di Cenerelli. 24 minuti del primo tempo, abbiamo superato la metà della gara per quanto riguarda la prima frazione, 1-0 per il Paliano grazie al gol messo a segno da Ceccobelli al 14esimo su una indecisione della linea a metà tra la difesa e il centrocampo, seguita un errore in fase di impostazione della manovra. Castillo, interessante la giocata del giovane esterno della Mistral, che però non riesce a mettere al centro. Può ripartire la squadra biancorossa. Fazzi prova una giocata per portarsi il pallone avanti col tacco, però non ci riesce, ma il pallone torna tra i piedi del Paliano. Mistral, che quando in possesso palla fa fatica a ripartire con il pallone a terra, spesso si affida a questi lanci lunghi che però non ottengono l'effetto sperato. Adesso ci prova con un pallone rasente alla linea di fondo che non esce, c'è Rasuolo, c'è Marinello al centro, va Rasuolo, però colpisce il pallone malissimo, malissimo. Praticamente un passaggio all'indietro al portiere che non ha fatto altro che raccogliere il pallone con le mani. Peccato, c'era Marinello al centro che si era catapultato in attesa del passaggio magari radente che poteva mettere in crisi la difesa del Paliano. Samuele Leccese allarga le braccia, non sa che fare col pallone, non ci sono movimenti in avanti e soprattutto c'è una linea difensiva del Paliano che si difende con 8 uomini, diventa veramente difficile trovare spazi a differenza della manovra biancorossa che invece può disporre di qualche metro in più. La rimessa lunga per Yuri Fazzi, punta Mastroianni, sbaglia però lo stop e poi perde palla in seconda battuta. A buon gioco stavolta il difensore della Mistral, riparte Samuele Leccese. Forza Samuele, bisogna cambiare marcia in quella zona di campo per cercare di mettere in difficoltà la linea mediana del Paliano. Adesso Cerasuolo si sovrappone con Aprile, ma insomma bisognava aspettare che Aprile guadagnasse qualche metro in più prima di dargli palla in profondità. Così non è, la palla si perde sul fondo ed è una Mistral che fa fatica, che non riesce a trovare la giusta misura per mettere in difficoltà un Paliano che, come prevedevamo, dopo il vantaggio si è abbottonata ancora di più sapendo di poter contare sull'1-0. E partita dalle mille difficoltà per gli uomini di mister Parisella, che devono cercare sicuramente di arrivare
a impensierire la difesa avversaria e possibilmente di arrivare al pareggio già entro i primi 45 minuti per poter affrontare poi la ripresa con un piglio diverso e non andando alla ricerca spasmodica del gol del pareggio. Marinello solleva il pallone per Marciano, è mancata un po' la fantasia di Marciano, uomo che riesce a cambiare la partita con invenzioni come quella su Aprile in questo momento. Aprile che però non riesce a mettere al centro, adesso speriamo che da questa azione possa nascere qualcosa di interessante. Aprile, Marciano, Marinello, Castillo all'interno dell'area di rigore, la palla battuta da Impesi che prova a pescare Cerasuolo, poi il tiro con l'intervento a centro aria da parte del numero 6 Romagioli che poteva mettere in difficoltà il portiere, ma la palla va docilmente tra le mani dell'estremo del Paliano, adesso Fazzi che non riesce a superare Mastroianni. Guadagna però una rimessa laterale in zona d'attacco il Paliano. Ci avviciniamo a grandi passi alla mezz'ora di gioco. Prova a imbastire una manovra fatta di una fitta ragnatela di passaggi il Paliano, ma il tocco è impreciso, riparte Samuele Leccese. L'esterno destro a cercare Mariniello che va a prendersi palla, cioè c'era solo sul filo del fuorigioco, preferisce servire Aprile che perde palla ma guadagna il fallo laterale. Impesi alla rimessa laterale, si riparte sempre da Mattia Mastroianni che serve Mario Bernisi sulla sinistra, va a prendersi palla come sempre Samuele Leccese che praticamente gioca nella stessa zona di campo che in genere è territorio di Vitale, e cioè regista arretrato proprio davanti alla difesa. Il lancio lungo però non è addomesticato bene sul settore di sinistra, palla che viene regalata al Paliano. Paliano che poi si complica un po' la vita, può perdere palla ma non riesce Marciano a intervenire, e palla lunga per il numero 11 Fazzi che non riesce a impadronirsene. Mastroianni forse col braccio mi è sembrato di vedere, ma l'arbitro dice che si può giocare. Impesi, ancora palla per Mastroianni. Samuele Leccese, Bernisi. Bernisi in avanti, ottimo l'intervento acrobatico da parte di Conti che anticipa Mariniello che, devo dire, nonostante ormai sono tante le primavere sulle spalle del nostro grande bomber, riesce a far movimento in zona d'attacco, adesso però è pescato in fuorigioco. Mario Mariniello, ricordiamo, grande protagonista nei campionati di Serie D con la Polisportiva Gaeta, poi è sempre stato in eccellenza col Formia, con l'Itri, un giocatore sempre in grado di andare a rete con una certa regolarità. Certo, 36 anni non sono pochi, ma Mario è fisicamente integro e soprattutto mantiene il fiuto del gol da attaccante di razza, per cui ci aspettiamo da lui grandi cose. Vai Samuele, porta palla in avanti, ottima la palla per Cerasuolo che può tirare da lì, invece preferisce l'assist. Peccato, avrebbe potuto battere con un bel collo esterno destro. Palla per Fazzi, ma c'è Mastroianni, grande controllo della posizione, grande intervento di testa a fermare l'avanzata del numero 11 ospite. Adesso ancora Mistral in avanti, Bernisi, palla sulla sinistra per Ciotola, ancora Bernisi, Leccese, Cerasuolo mette palla a terra, anticipa anche Aprile. Doppio passo però resta lì, non riesce a guadagnare spazio, non riesce a cogliere in castagna l'avversario che gli rimane attaccato, non abbocca le finte. Adesso Impesi che fa girare centralmente per Aprile, Aprile per Leccese, ancora non guadagna metri però la Mistral, bisogna cercare di andare un po' più in verticale, infatti gli uomini di Parisella tornano indietro perché non ci sono spazi al limite dell'area. Ci prova Leccese con una palla radente per Castillo che viene anticipato, riparte con Fazzi come sempre il Paliano, unico in attacco, però vedete che Fazzi riesce a mettere palla a terra in avanti, poi Mastroianni è bravo a entrare sulla sfera e poi a portarsela in avanti.
Castillo per Leccese, libero Cerasuolo sulla destra, riceve palla, si complica un po' la vita alzando la sfera e favorendo così il rientro sul pallone dell'avversario, che però poi è costretto a mettergli la sfera in fallo laterale. Fallo laterale che va a battere Aprile. Aprile per Leccese. Leccese con un brutto pallone alto che però può essere pericoloso, ma termina direttamente sul fondo. Mistral che probabilmente ancora non ha assorbito il colpo della rete del vantaggio per quanto riguarda il Paliano, che ormai si trova in vantaggio da sono quasi 20 minuti dal 14esimo, siamo adesso al 32esimo di questo primo tempo. Non ci sono azioni pericolose della squadra gaetana sul mio taccuino, che si ferma per ora soltanto all'occasione di Marciano, che si era procurata una favorevole circostanza proprio prima del gol al 12esimo, ma non è riuscito a concludere. E poi al 14esimo il gol di Ceccobelli, che fa un po' da spartiacque in una gara che non vive di grandi emozioni, ma che certamente vede due squadre in campo che accusano certamente il carico della preparazione e forse anche un po' la temperatura che negli ultimi minuti è salita. Adesso splende un bellissimo sole. Palla messa dentro da Marinello, riparte ancora il Paliano, che però non ha tanti giocatori per far sponda all'altezza del centrocampo. E questo è il settore di campo dove la Mistral ha un predominio, ma piuttosto sterile, perché la squadra di Parisella poi non riesce a concretizzarla in azioni pericolose in avanti. Aprile cerca e trova bene Castillo sul settore di estrema sinistra. Castillo mette il pallone a terra, ma poi colpisce male, malissimo, un po' in ombra il giovane talento della Mistral, che non riesce a trovare la misura delle sue giocate, spesso pescato sull'estrema di sinistra, non è riuscito a rendersi pericoloso ai fini della manovra della propria squadra. Adesso il Paliano cerca di far salire un po' la sua linea difensiva. È chiaro che l'allenatore, ecco, vedete dalle immagini, ha consigliato ai suoi uomini di andare in pressing sui portatori di palla della Mistral. Si è visto immediatamente attaccare il portatore di palla da parte dei biancorossi, che adesso guadagnano qualche posizione, ma poi così sono costretti a sbilanciarsi. E adesso la Mistral ha qualche spazio in più, bisogna ripartire immediatamente però con Marciano, che viene anticipato. Intanto devo dire che notiamo con soddisfazione che gli spalti del Riciniello, pur ovviamente non essendo pieni, ma siamo appena all'inizio della stagione. Tanto Marinello, ai ai ai, che peccato, quella è uno dei palloni che Mario spesso riesce a collocare nella maniera giusta, stavolta colpisce di mezzo esterno sinistro, la palla si impenna, svirgolata, e termina ampiamente fuori, dicevamo, degli spalti che presentano un colpo d'occhio accettabile, considerato che la Mistral avrà come suo primo compito quello di entrare nel cuore dei tanti tifosi orfani della polisportiva gaeta. E credo di poter dire che il colpo d'occhio è sicuramente confortante da questo punto di vista. Numerose le presenze qui a Riciniello, una società che certamente, oltre a essere composta da professionisti, è entrata nelle simpatie degli sportivi gaetani, che, superato lo shock per l'epilogo della vicenda della polisportiva gaeta, che a mio parere, e l'ho detto e l'ho scritto in numerose occasioni, non poteva essere diverso, si sta avvicinando a questa nuova realtà che rappresenta il calcio gaetano in promozione. Iuri Fazzi da solo tiene in allerta tutta la difesa della Mistral. Adesso ottimo il gioco di Marciano, che però subisce fallo. Adesso l'arbitro certamente ha sbagliato in questa circostanza, stretto tra due. Marciano era riuscito a venire via con un bel gioco con entrambi i piedi. Ottima l'azione ancora di Fazzi, che vedete da solo riesce
a portare tutta la difesa dalla sua parte. Adesso prova un pallone che secondo me avrebbe dovuto allargare sull'uomo alla sua destra per poi andarselo a riprendere nel cuore dell'area. Decide invece di andare in verticale, concedendo palla alla Mistral che riparte con Leccese per Mastroianni. Leccese, non ci sono grossi movimenti e Leccese è costretto a dar via il pallone, finendo per depositarlo sui piedi di Salvi. Insomma, è una fase brutta questa del match, tante imprecisioni da una parte e dall'altra. Mistral che ha grossa difficoltà di imbastire una manovra. Leccese spesso con il pallone sul piede, pur disponendo di una zona di campo piuttosto ampia, non sa che fare perché non ci sono i movimenti, e se ci sono i movimenti ci sono anche quelli della difesa che, come vedete, anche in questo caso anticipa senza pietà gli attaccanti in maglia azzurra, che non riescono a trovare gli spazi necessari neanche per andare in 1-2 verso la porta del portiere avversario. Paliano che non fa di meglio, si affida a questi lunghi palloni. Leccese morbida per Mariniello, vediamo se riesce a prenderla Mario, palla un po' lunga, forse danneggiato dal difensore, ma insomma ho visto poche volte concedere un rigore per un contatto del genere e l'arbitro Sapone di Aprilia non fa eccezione, comanda la rimessa dal fondo per il Paliano. 38 minuti sul nostro cronometro, un primo tempo che va verso il suo epilogo, mancano 6 minuti alla fine, senza grossi sussulti, chissà che magari, come nella migliore tradizione, adesso quello che succede in campo mi smentirà, c'era Suolo. Uno contro uno, riesce ad andar via, ma l'arbitro, nonostante il contatto, dice che si può continuare. E adesso attenzione qui, perché Fazzi innesta la marcia, è la sua specialità, si ferma, punta l'avversario, lo fa fuori, adesso ne punta un altro, Yuri Fazzi in aria, tiro! L'ho detto, questo è un giocatore sicuramente da tenere d'occhio. Per fortuna Daniele Cenerelli si distende sulla sua sinistra e riesce ad abbrancare in presa. Azione tipica di Yuri Fazzi, che forse ho visto un po' appesantito, perché in altri tempi sarebbe andato via come il vento, ma ancora una volta ha dimostrato di poter essere pericolosissimo. E sicuramente almeno dà un po' di verve, un brivido al pubblico del Ricinello che, come sempre, questa è una caratteristica dei tifosi gaetani, applaude l'iniziativa dell'avversario, perché insomma i gaetani sanno cosa è il bel calcio. Insomma, i ricordi del grande Gaeta, del presidente Magliozzi, sono ancora vivi tra i tanti appassionati, e quando c'è una giocata degna di nota, sia essa da parte dei propri beniamini o degli avversari, il pubblico di Gaeta applaude. L'ha fatto l'anno scorso, lo ha fatto nei campionati passati, a conferma di una sportività che va ben oltre i propri colori sociali e che secondo noi andrebbe comunque osservata su tutti i campi, su molti dei quali purtroppo non è così, ma noi siamo per soprattutto il tifo, lo sport, quello che deve essere il rispetto dell'avversario, è insomma l'esempio dei campionati dilettanti, deve essere soprattutto questo. E speriamo che venga seguito. Noi di Telegolfo e di U-Channel ci battiamo per un calcio diverso, un calcio che abbracci le dirigenze, i tifosi, le squadre, all'insegna di un calcio che faccia soprattutto divertire. Poi è chiaro e evidente che il campanile ha sempre la sua importanza, ma per noi viene prima lo spettacolo. Ancora il break a centrocampo del Paliano, che poi però viene pescato in fallo di mani da parte dell'autore del gol, Ceccobelli. Il calcio di punizione per la Mistral, con la puntata in avanti di Samuele Leccese, che però è lunga e termina tra le braccia del portiere. Attenzione, perché Impesi deve controllare l'avanzata da parte del numero 7 Parfen, che poi va a sbattere su Cenerelli, che giustamente ovviamente aveva accorciato la distanza per andarsi a prendere il pallone
E lì, ovviamente, nell'area di rigore non è possibile intervenire sul portiere. Cenarelli si è disposto di fianco e Parfen è terminato a terra, ma l'arbitro ovviamente ha fatto proseguire. Ancora un tentativo di Leccese, ma mi sembrano tentativi un po' estemporanei, quasi alla cieca. Non c'è, ripeto, grosso movimento in avanti che possa giustificare questi palloni in verticali lanciati dai 50 metri. Secondo me bisognerebbe provare ad aggirare sugli esterni questa formazione del Paliano, che presa per linee verticali è messa bene in campo, se non altro dal punto di vista numerico. Si difendono in otto e quindi spazi per via centrale non ce ne sono. Cerchiamo di attaccarli sulle fasce in maniera tale da poter provare a creare gli spazi giusti per arrivare pericolosamente magari a qualche cross che possa mettere in difficoltà la difesa biancorossa. Il colpo di tacco di Marciano, forse un fallo di mano non rilevato dall'arbitro. Marciano va a riprendersi palla, il contrasto che favorisce Aprile. Aprile prova l'1-2 con Castillo, Castillo converge, viene fermato, prova poi Aprile il tiro a giro che nelle intenzioni del centrocampista probabilmente doveva andare a pescare uno dei due angoli alti della porta difesa da Neccia, ma palla colpita male che sorvola ampiamente la traversa del numero 1 ospite. Siamo al 43esimo e 30 secondi, manca ormai soltanto un minuto e qualche secondo al termine di un primo tempo tutto sommato deludente da parte della Mistral, che non è riuscita mai a rendersi pericolosa. Dal mio punto di vista il Paliano ha fatto ciò che doveva, e cioè controllare in maniera tutto sommato senza grossi affanni quelle che sono state le iniziative locali e colpire nell'unica occasione, o meglio in una delle due occasioni che ha avuto, con Ceccobelli che ha sfruttato al massimo una svarione della difesa della Mistral, che ha concesso palla al centrocampista che ha stoppato la sfera, ha avanzato il proprio baricentro di qualche metro, ha sferrato un tiro che si è insaccato, seppur a mio avviso non irresistibile, sulla destra di Cenarelli, che è rimasto sorpreso probabilmente dal tentativo dai 35 metri del proprio avversario. Adesso aspettiamo solo il fischio finale dell'arbitro, anche se c'è la segnalazione del recupero che potrebbe essere, credo, al massimo di un minuto. Non ci sono state grosse perdite di tempo nella prima frazione. Castillo, forza, buttiamola dentro, in attesa di vedere quanto sarà il recupero. Ancora questi palloni altissimi che non fanno altro che mettere in difficoltà i giocatori della Mistral, che vengono pescati anche in fuorigioco. Non si legge praticamente il recupero, ce lo fa vedere col dito il dirigente della Mistral. Un minuto ed è l'entità giusta, secondo me. Si è perso qualche attimo giusto per qualche contrasto a centrocampo. Ormai possiamo andare quasi in analisi finale di questi primi 45 minuti, che come detto non hanno riservato tante emozioni. Una Mistral che, come vedete anche in questa immagine, che secondo me è un po' il succo, no? Il resoconto di questi primi 45 minuti, ha gettato palla in avanti ma senza grosse idee, e gli attaccanti, come anche in questo caso, sono stati puntualmente anticipati dalla difesa biancorossa. Adesso potrebbe essere l'ultima occasione. No, l'arbitro dice di no, termina 0-1 a favore degli ospiti del Paliano questo primo tempo, un primo tempo nel quale la Mistral non ha fatto vedere quello che ci si aspettava, cioè un bel gioco, un gioco che riuscisse a impensierire la difesa del Paliano, che dal canto suo ha approfittato di una delle due occasioni che ha avuto a disposizione, ha colpito al 14esimo minuto con Ceccobelli e va negli spogliatoi tutto sommato con un vantaggio meritato per l'applicazione che ha messo sul terreno di gioco. Noi ci risentiamo tra pochissimo, le riprese di Nicola Dell'Anno che segue i calciatori che vanno negli spogliatoi, la telecronaca di Erasmo Lombardi che tornerà tra poco sui nostri teleschermi per la cronaca dei secondi 45 minuti. Mistral 0, Polisportiva Paliano 1, a tra poco.
al termine di un primo tempo piuttosto deludente, soprattutto per i padroni di casa, che il risultato al termine dei primi 45 minuti è di Mistral 0, Paliano 1. Il fischio dell'arbitro Sapone di Aprilia apre le ostilità per quanto concerne la ripresa della gara. È una partita che adesso chiaramente sono sicuro che degli spogliatoi avranno parlato, i calciatori della squadra di casa con il loro allenatore Marisella, su come cercare di impostare in maniera completamente differente i secondi 45 minuti. Una partita che si è complicata dopo il gol di Ceccobelli al 12° minuto del primo tempo, che ha pescato un jolly con un tiro da lontanissimo dopo un errore di impostazione della manovra da parte dei biancorossi, che però quest'oggi indossano la maglia giallo-blu. I biancorossi sono quelli del Paliano. Adesso prova la Mistral, vediamo innanzitutto se c'è qualche cambio a livello tattico, se il mister ha ritenuto opportuno cambiare qualcosa nella disposizione in campo dei suoi uomini, che sono esattamente gli stessi della prima frazione di gara, per cui non ci sono state sostituzioni, almeno nella Mistral. Adesso diamo un'occhiata veloce anche al Paliano, ma mi sembra che anche gli ospiti abbiano mantenuto lo stesso assetto e anche dal punto di vista degli uomini la stessa formazione scesa in campo all'inizio. Sì, confermo che è così. Palla in avanti per Marciano. Marciano serve Leccese, buona la palla per Cerasuolo. Cerasuolo che prova il tiro e mette la palla di pochissimo alta sull'incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Cerasuolo che poi è andato a protestare per una presunta deviazione che avrebbe potuto dare il calcio d'angolo alla Mistral, ma così non è, e rimedia anche il cartellino giallo per la sua protesta l'attaccante della Mistral, che però inizia questo secondo tempo con un bel campanello d'allarme per la difesa ospite. Questo tiro al primo minuto che ha sfiorato l'incrocio dei pali alla sinistra di Neccia. È lo stesso portiere che rinvia lungo, salta Mastroianni a centrocampo, intercetta il pallone, fallisce l'intervento Aprile consegnando la sfera per la ripartenza al Paliano. Attenzione perché c'è un po' di spazio a sinistra, ma si allunga in maniera piuttosto ingenua la palla il numero 3 Moratti, dando la possibilità a Marciano di ripartire. Palla che sfila sulla destra, ci arriva per primo il difensore del Paliano, ma l'arbitro dice che c'era stato un contatto proprio a ridosso della linea della area di rigore, e c'è anche un altro cartellino giallo che mi sembra sia andato a sanzionare il fallo del difensore in maglia rossa, che ancora non abbiamo identificato, ma insomma è lì, lo teniamo d'occhio e appena ci mostrerà il numero di maglia, eccolo lì, ammonito il numero 6 del Paliano, Romagioli Cristian, che va a fare compagnia sul taccuino dell'arbitro a Parfen, ammonito nel primo tempo, e ovviamente anche a Cerasuolo, ammonito per proteste nell'occasione del tiro che ha sfiorato l'incrocio dei pali. Adesso è Samuele Leccese sul pallone. Ricordiamo, anche se da posizione diversa, il suo indimenticabile gol che aveva dato il temporaneo pareggio al Gaeta nel big match contro l'Ischia 5 anni fa. Un Samuele Leccese che, ricordiamo, era capitano della polisportiva Gaeta all'età di 18 anni, il più giovane capitano di Gaeta nella storia della polisportiva Gaeta, un record che nessuno potrà più togliergli, visto che se ci sarà un'altra squadra a raccogliere l'eredità della defunta polisportiva Gaeta, dovrà necessariamente cambiare nome per potersi iscrivere al campionato. Samuele prova col destro, la battuta
è forte ma non è indirizzata bene, palla che termina alta di almeno 2 metri sulla traversa. Non mi sembra che ci siano grosse novità anche nello schieramento tattico. Ripropone lo stesso 4-3-3 con Leccese a centrocampo insieme ad Aprile, Marciano, Cerasuolo, Mariniello e Loris Castillo in avanti, la difesa a 4. Evidentemente Parisella ritiene che il primo tempo non sia andato troppo bene per contingenze legate forse all'ansia di recuperare un risultato che si è subito messo in salita e non a qualche sbavatura dal punto di vista tattico. Quindi stessa formazione in campo con gli stessi medesimi giocatori nelle posizioni del primo tempo. Intanto Marciano porta 2 le ammonizioni subite dalla sua squadra che vanno a pareggiare i 2 cartellini gialli accusati dal Paliano, che finora si è comportato tutto sommato in maniera corretta sul terreno di gioco. Non ci sono state assolutamente scorrettezze da censurare in entrambe le squadre. Partita corretta, giocatori che si affrontano piuttosto cavallerescamente sul terreno di gioco. D'altra parte siamo ad inizio stagione e non c'è motivo di pregiudicare il proseguo del campionato con atteggiamenti che non siano consoni a quelle di un fair play che va sempre osservato. Intanto la palla lunga non dispone di mezzi tecnici Ronci per poter arpionare il pallone che gli sfugge pur a pochi centimetri dal piede, palla che termina in fallo laterale, prova ad andare in estirata Ceccobelli ma non riesce a raggiungere la palla che però è toccata dalla Mistral, per cui palla ancora al Paliano. Ceccobelli, buono lo stop di Fazzi che poi prova a penetrare e qui forse un eccesso di confidenza avrebbe potuto provare la conclusione, aveva un po' il pallone troppo vicino al piede per cui non avrebbe potuto scagliare un gran tiro ma poteva provare la conclusione da lì Fazzi. Marciano, ottima stavolta il controllo del pallone, poi però palla troppo in profondità ma c'è Aprile in seconda battuta che scivola ma riesce ancora a dare palla a Leccese. Leccese per Marciano, sale da questa parte e si fa vedere Mariniello, era la sovrapposizione di Ciotola che però non è stato servito. Adesso Ciotola che recupera di gran carriera la posizione per andare a fermare l'iniziativa di Ronci che è costretto a tornare indietro. Serve Lanini che fa fuori un paio d'avversari, ancora Ronci, intervento deciso ma corretto di Bernisi che mette la palla in fallo laterale. Rimessa effettuata da Andrea Conti. Serve ancora Ronci che gira la palla ma non trova nessun compagno. Cerasuolo salva la palla dall'out, che palla che viene poi scaraventata in fallo laterale dal difensore del Paliano. 8 minuti 15 secondi della ripresa, Mistral 0 Paliano 1. Una Mistral che col passare dei minuti è chiaro e evidente che dovrà fare qualcosa in più rispetto a quello fatto finora per cercare di cambiare l'inerzia di una gara che si è, come abbiamo detto più volte, complicata col gol del vantaggio ospite. Mastroianni per Bernisi. Bernisi per Ciotola. Non si è visto praticamente mai in proposizione offensiva. Ciotola che è un giocatore dotato di grande dinamismo, di piedi buoni, di possibilità di creare sovrapposizioni interessanti ma quest'oggi non si è visto. Bella la palla dentro, attenzione Mariniello che sgomita a centro aria e viene pescato infatti in fallo dall'arbitro che guardava fisso in direzione della coppia composta da Mariniello e Pizzuti. Si sono strattonati i 2 ma è chiaro e evidente che in quelle circostanze l'arbitro quasi sempre dà ragione al difensore e così è stato anche in questa occasione. Si decide Parisella ad effettuare qualche cambio nella speranza di portare forze fresche
in campo. No, i due giocatori che avevano svestito il fantasmino si lo rindossano, quindi forse un falso allarme, vediamo. C'era Suolo, prova ad andare via ma gli toglie il tempo Conti, che gli mette il pallone in fallo laterale. Marciano, centrale per Leccese, che ha come sempre grande spazio a sua disposizione. Vede sulla destra Impesi, gli serve il pallone Impesi che punta la porta e il tiro interessante, pur a mio avviso non pericolosissimo, ma Neccia si lancia in una parata che in gergo giornalistico si può dire più per i fotografi che per la sostanza, ma con la mano destra, con la mano di richiamo, riesce a smanacciare il pallone che termina in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che batte Bernisi, palla che filtra, la girata di Bernisi sul calcio d'angolo che era di Leccese, la palla che termina alta, annotiamo al decimo minuto. La parata di Neccia e adesso il doppio cambio che avevamo intuito si concretizza. Esce Castillo, un Castillo impalpabile che non è riuscito mai a farsi vedere sulla parte sinistra. Esordio non positivo per il giovane talento che l'anno scorso ha davvero fatto vedere belle cose. Lo aspettiamo ovviamente a una conferma del suo valore, che è in dubbio per un classe 2000 che promette molto bene. Entra in campo, lo vedete nelle immagini di Nicola Dell'Anno, il numero 17, Vincenzo Carnevale, in luogo di Aprile, ed entra in campo il numero 18, Simone Bruni, al posto di Castillo. Due calciatori che personalmente non conosco dal punto di vista delle caratteristiche tecnico-tattiche, quindi non sono in grado di poter dire se ci potrà essere un valore aggiunto o meno, o soprattutto se ci sarà qualche novità dal punto di vista tattico per la Mistral. Intanto esce anche Lanini ed entra il numero 18 Simone Ceccobelli, che va a fare il paio con Ranieri. Ceccobelli, l'autore del gol, probabilmente sono fratelli due. E andiamo a vedere dove si vanno a disporre. Mi sembra che il numero 18 Simone Bruni vada a prendere proprio il posto di Castillo come esterno sinistro, quindi non cambia nulla, mentre il numero 17 Vincenzo Carnevale, che ha preso il posto di Aprile, va a disporsi nella linea mediana, quindi si tratta solamente di un cambio tecnico. Si sono avvicendati. Intanto prova una corsa in avanti Bruni, non riesce però a controllare il pallone, dunque nulla di nuovo, praticamente un cambio che vede soltanto i nuovi arrivati prendere il posto sul terreno di gioco di quelli che sono usciti, quindi rimane lo stesso assetto tattico della Mistral, con Samuele Leccese che tocca il pallone di testa. Ottimo il break proprio di Carnevale, che però, peccato, viene fermato dall'arbitro. Non mi era sembrato di vedere la gamba tesa, ma l'arbitro ha ravvisato proprio l'intervento scorretto da parte di Carnevale, pescandolo in fallo. I cambi ci sono stati esattamente al dodicesimo minuto, quindi 57esimo totale di gara. Siamo ormai verso l'ora di gioco. Adesso probabilmente la Mistral cercherà di massimizzare il proprio sforzo nel tentativo di arrivare subito al pareggio. Buono il tocco di Mariniello, che però viene intercettato da parte di Conti. Neccia, chiamato al lavoro qualche minuto fa con una bella parata sulla sua sinistra. Mastroianni sempre tranquillo, sempre preciso, ordinato. Anche in fase di ripartenza spesso l'azione passa dai suoi piedi, è un po' il punto di riferimento della difesa della Mistral, insieme a Bernisi, che è anche il capitano ovviamente della squadra, in assenza sul terreno di gioco di Gennaro Vitale, leader indiscusso della squadra. C'era Suolo, buona stavolta l'azione, palla messa al centro, se la cava ancora con un po' di affanno il paliano con Simone Ceccobelli, che ha liberato l'area di rigore.
Pallone in avanti, non c'è nessuno tra Cenerelli e la sfera. Il portiere della Mistral Gaeta può con i piedi appoggiare su Bernisi, che serve Leccese. Ciotola, Leccese, Bernisi. Stavolta Bruni non riesce ad addomesticare il pallone che gli sfugge in fallo di fondo. Un campionato di promozione che oltre alla Mistral Gaeta vede nobilissime decadute come il neoretrocesso Formia, come il Terracina, squadre che hanno fatto la storia del calcio laziale, non soltanto, ricordiamo le tante presenze in un campionato professionistico del Formia, anche se ovviamente non si tratta di quella società più volte rifondata. Attenzione intanto all'azione del Paliano. Dicevamo, non esiste più quel Formia di tanti anni fa che approdò alla Serie C2 nel 1977-78, squadra che ha avuto le sue vicissitudini fino all'ultima fusione con il Formia 1905. Bella la palla recuperata da Carnevale, che se non altro sta dando brio alla manovra d'attacco del Mistral sulla sinistra, e quindi formazioni del sud pontino che arrancano nelle categorie minori. Vediamo la sparizione, oltre che del Gaeta, anche del Fondi. Orribilis per il calcio pontino, che ha come sue massime rappresentanti il Latina e l'Aprilia nel raggruppamento G del campionato nazionale di Serie D. Torniamo ai fatti di casa nostra, però torniamo a questo campionato di promozione, a questa partita. Mistral con il calcio di punizione, siamo esattamente al 17° della ripresa, sarebbe il momento ideale per provare ad arrivare al pari. La punizione è molto interessante, assembramento di calciatori all'interno dell'area piccola, difesa da Neccia. Vediamo Samuele quale sarà la decisione che prenderà nella battuta, ci potrebbe anche stare il tiro diretto. Così è infatti, palla messa sul primo palo, peccato che non fosse leggermente più alta, avrebbe certamente impensierito il portiere, invece può difendere di testa la difesa del Paliano, mettere la palla in fallo laterale. Ancora Marciano, settore di estrema sinistra, Marciano uno contro uno, si sovrappone Carnevale, dà l'appoggio al compagno che preferisce servire dietro per Imbesi, palla messa troppo morbida al centro, non ha difficoltà il Paliano che può ripartire. Attenzione adesso a non sfilacciarsi troppo nel tentativo di andare in massa ad attaccare i 25 metri degli ospiti, che potrebbero poi ripartire pericolosamente. Ciotola deve soltanto proteggere l'uscita del portiere, che controlla che la palla termini sul fondo. No, aveva già colpito la palla fuori. Attenzione però a non andare con troppa, perché può esserci sempre l'incidente dietro l'angolo. E ricordiamo che già il gol, l'unico gol della gara, è nato da un errore di misura, tutto sommato, in fase di impostazione della manovra, che ha favorito Ceccobelli, che poi con un tiro a mio avviso non irresistibile ha però colto l'angolino sulla destra di Cenerelli. Ed eccolo proprio Fazio, che poteva ripartire. Fazzi, mi correggo, non riesce però a essere pericoloso nell'azione di ripartenza. Leccese, serve Bruni, Cerasuolo va via, può mettere dentro un pallone interessante, ma trova la testa da parte di Romagioli, che con un prodigioso recupero riesce a impedire al pallone di raggiungere i calciatori in maglia blu all'interno dell'area. Palla tenuta in campo, la tocca Mastroianni, servendo ancora Bruni sul settore di estrema sinistra, anzi si tratta di Carnevale. Simone Bruni è il numero 18 che opera da questa parte con il cambio dato a Castillo proprio qualche minuto fa.
c'era solo il colpo di tacco, ma non riesce a servire nuovamente Carnevale, che era ancora arretrato rispetto al pallone. E viene in avanti con una bella manovra. Attenzione però, qui Fazzi mi delude, perché non riesce ad addomesticare un pallone davvero semplice per un calciatore del suo livello. Si lascia sfuggire la palla, che termina in fallo laterale e permette ancora una volta alla Mistral di ripartire. Non vedo però il cambio di passo che era necessario per cercare di imporre una svolta alla partita. Mistral che tutto sommato continua a indirizzare in avanti questi palloni, un po' a cercare fortuna. Qui ci poteva essere una bella punizione dal limite, ma l'arbitro non è del nostro avviso. Il fallo su Carnevale, è arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del calciatore della Mistral, che però immagino si rialzi presto, che non mi sembra abbia riportato grossi danni dallo scontro al limite dei 16 metri. Leccese per Mastroianni, l'errore iniziale di Conti che si era complicato la vita, ma che poi è stato bravo a rimediare. Insomma, la sensazione è che il Paliano non sia certamente una squadra di fenomeni, ma la Mistral non riesce ad imporre alla gara quella svolta che potrebbe arrivare magari con un calcio piazzato. Attenzione intanto a Simone Bruni, che arriva per primo sul pallone e con una soluzione a metà tra il tiro e il cross mette in difficoltà la difesa del Paliano, ma non c'è nessuno a raccogliere l'invitante traversone, chiamiamolo così, di Bruni, che si perde dalla parte opposta. Riparte intanto il Paliano con Simone Ceccobelli in possesso di palla, il piattone per il compagno che va via sul settore di sinistra, si tratta di Moratti. Moratti cede a Fazzi, Fazzi vede ancora Ceccobelli con la palla al piede, che però si rifugia tra i piedi di Necia. È chiaro, evidente che adesso il Paliano proverà anche a far passare qualche minuto, comincia a sentire vicino il traguardo. Siamo esattamente all'inizio dell'ultimo quarto di partita, è trascorsa la metà della ripresa, siamo al 23esimo e tutto sommato senza grossi travagli il Paliano sta conducendo anche questa ripresa, con una Mistral che non riesce assolutamente a trovare il bandolo della matassa. Si continua a giocare con queste palle verticali che secondo me non servono allo scopo, che è quello di cercare di mettere in difficoltà gli ospiti. Continuano a essere sistematicamente tenuti fuori dal gioco gli esterni, soprattutto quelli difensivi, che mai si vanno a proporre in sovrapposizione a fronte di un Paliano che tutto sommato tiene una linea d'attacco piuttosto bassa. C'è il solo Fazzi oltre la metà campo, gli altri sono tutti dietro a difendere quando la Mistral è in possesso palla. Quindi le soluzioni centrali sono sempre più difficili e rischiamo di ripeterci in questa analisi, che però resta praticamente la stessa della prima parte di gara. Ha dato un po' più di brio Simone Bruni sul settore di sinistra rispetto a Castillo, che praticamente non si è mai visto, e dall'altra parte cerca anche Carnevale di fare quello che può, ma non riesce ad imprimere la svolta che tutti si aspettavano a questa ripresa. La Mistral adesso, come dicevamo, è chiaro, è evidente che il Paliano inizierà anche in questa lunga teoria di perdite di tempo ogni volta che i calciatori rimarranno toccati a terra, e fa parte del gioco, è chiaro. Si rialza dopo almeno due minuti sul terreno di gioco Parfen, che sembra non aver riportato grossi danni dall'intervento dell'avversario, va fuori campo. L'arbitro deve dare l'ok per il rientro sul terreno di gioco del numero 7, lo fa in questo istante e Parfen rientra in campo.
e si riparte mentre siamo arrivati al 25esimo minuto della ripresa. Mistral 0, Paliano 1, partita che non riesce a schiodarsi dal risultato conseguito al 14esimo grazie a Ceccobelli. Bella la palla dentro Mariniello e la parata del portiere che riesce a impedire a Mario di pareggiare la partita con la prima vera occasione da gol, a mio avviso, che la Mistral ha costruito in questa ripresa. Adesso rimarrà a terra altri due minuti probabilmente il portiere dopo questo scontro con Mariniello. Mistral a un passo dal pareggio. Ottimo l'inserimento di Mariniello nel cuore dell'area di rigore, è arrivato anche col suo solito tempismo ad anticipare il portiere Mariniello, ma la distanza tra i due era talmente breve che con la gamba Neccia, che a questo punto diventa il protagonista della gara perché già il secondo intervento con il quale nega il pareggio ai padroni di casa, è riuscito a deviare in calcio d'angolo dicendo di no a questa possibilità di pareggio che si è concretizzata proprio al 25esimo con Mariniello che aveva fatto il movimento giusto, aveva coperto la zolla giusta in area di rigore andando sull'invitante passaggio in verticale, mi sembra di Marciano, trovando però il portiere avversario. Adesso il calcio d'angolo, lo stesso Marciano che va dalla bandierina. Traiettoria troppo bassa e anche piuttosto radente che trova la testa dei difensori, poi il difensore del Paliano rimane tramortito dal colpo di testa. Insomma, siamo stati buoni profeti, l'abbiamo detto, adesso sarà una lunga teoria di perdite di tempo. Sinceramente questa ci sembra davvero fuori luogo, è vero che il calciatore ha respinto con un colpo di testa, ma insomma non mi sembrava una pallonata tale da giustificare l'intervento addirittura del massaggiatore per Matteo Salvi, che resta intontito a terra, ma insomma vabbè, fa parte anche questo del gioco. E adesso con una spugna di acqua fresca passerà tutto. Matteo Salvi viene soccorso dal massaggiatore, speriamo che si riprenda e che tutto vada a posto. Tutto bene, adesso però deve rientrare dalla metà campo il calciatore del Paliano, deve fare il giro di campo e andare a metà campo, la regola dice così, e invece l'arbitro gli fa segno di poter rientrare in campo. Vabbè, Samuele Leccese dietro per Mastroianni. Mastroianni, adesso linea della Mistral anche difensiva che si attesta al di là della metà campo dei padroni di casa. Ancora uno svarione, ma insomma bisogna stare attenti, non si può concedere palla così. Giocatori della Mistral imbambolati che perdono ancora palla e va Iuri Fazzi, fermato però da Mastroianni che rimedia al suo errore, ma insomma davvero una prestazione sottotono ed è un giudizio certamente benevolo da parte mia sulla Mistral, che a un quarto d'ora dalla fine o poco più, quando dovrebbe serrare i tempi e dovrebbe cingere d'assedio l'area di rigore avversaria, trova ancora il tempo di cincischiare a centrocampo e sbagliare questi appoggi facilissimi che, come in occasione del gol, favoriscono il Paliano, che non attende altro per fare il break e portare la palla di qua, come in questa occasione con Marciano che la recupera, perde però il contrasto, l'arbitro dice che c'è fallo. Imbesi sul settore di destra, vabbè, così difficilmente si riuscirà a fare breccia in difesa. Ci troviamo a commentare ancora una volta lo stesso tipo di gioco da parte della Mistral, che prova ad andare dentro con lanci improvvisati favorendo le ripartenze del Paliano, che adesso probabilmente proverà anche a prendere più confidenza con la porta avversaria. Adesso il tiro da parte di Simone Ceccobelli è alto, ma è chiaro e evidente che aumenteranno gli spazi adesso nella fase finale della gara e il Paliano
andrà a nozze nelle ripartenze a scapito di una Mistral che purtroppo non riesce proprio a giocare, non riesce a costruire, non riesce a cambiare anche il proprio registro dal punto di vista tattico. Una Mistral imbrigliata dalla rete costruita dal Paliano, che non è mai riuscita a fare gioco, mai a proporsi pericolosamente dalle parti di Neccia, se non in una occasione, quella di Mariniello, che però è stato anticipato dal portiere nella conclusione. Samuele Leccese prova a girare, la palla va sui piedi di Simone Bruni, che però non riesce a rimetterla dentro dall'altra parte. Era un pallone profondo, probabilmente non destinato a lui, che però si era trovato sulla traiettoria, ha provato con grande volontà. Sicuramente la cosa migliore che si è vista nel secondo tempo, la prestazione di questo ragazzo col numero 18, che se non altro ci sta mettendo l'anima, sta cercando di dare quella velocità, quella spinta sulla fascia che è mancata nel primo tempo. Il rilancio lungo di Neccia, salta Mastroianni, colpisce di testa, però c'è Salvi che rimette il pallone in avanti. Bernisi per Leccese. Cenerelli spiove il pallone, termina sui piedi di Ciotola, anzi no, si tratta di Carnevale. Carnevale serve per Cerasuolo. Cerasuolo può andare fino in fondo. Quello che è mancato sono i cross, eccoli qui. Si può mettere in difficoltà la difesa e infatti impatta Mariniello, ma la palla termina sul fondo. Insomma, mi sembra piuttosto ovvio che la chiave di lettura degli ultimi minuti possa essere questo: attaccare a sprombattuto cercando di mettere in difficoltà la difesa avversaria, soprattutto con palle provenienti dai due out laterali. Mariniello qui ha anticipato anche il portiere, ma la sua conclusione di testa è terminata alta sulla traversa, sul secondo palo. Ceccobelli fermato, Leccese per Marciano, Marciano ancora Leccese, Leccese trova lo spiraglio buono per Carnevale, Carnevale che gira per Cerasuolo, finalmente attacca dagli esterni la Mistral, riesce a creare lo scompiglio subito nell'aria. E adesso però attenzione alle ripartenze, bravo Mario che con un ottimo intervento riesce a mettere palla sui piedi di Mastroianni. La sensazione è che questa è una squadra che abbia bisogno di un'iniezione di fiducia. Secondo me, se arrivasse il pareggio, poi potremmo vedere una Mistral completamente diversa, squadra bloccata dopo il vantaggio avversario. Poteva far di più qui Simone Bruni, che si vede superato da un pallone tutto sommato alla sua portata, non riesce però a spizzarlo di testa come era probabilmente nelle sue intenzioni. La palla che termina in offensiva tra le mani di Neccia, che rimette lungo, ottimo l'assist per Fazzi che stoppa però col braccio, pescato dall'arbitro che rettifica, no, addirittura l'arbitro inverte la decisione, dice che Fazzi è stato spinto, o meglio prima di Fazzi l'intervento del numero 9 Ronci, che ha subito fallo. Qui sinceramente l'arbitro mi trova in totale disaccordo, perché mi sembrava un scontro tutto sommato legittimo a fronte di un pallone conteso all'altezza della linea di fondo. Non è così per il signor Sapone di Aprilia, palla che però termina in maniera indolore sul fondo. Si riprende con la rimessa laterale, anzi con la rimessa dal fondo di Cenerelli. Il nostro cronometro dice che i minuti scorrono in maniera impietosa, siamo già al 35esimo della ripresa, soli 10 minuti, ancora un errore in fase di impostazione che non solo fa perdere tempo, ma soprattutto impedisce alla Mistral di poter cogliere in maniera magari impreparata la difesa del Paliano, che invece adesso in questo momento si è assestata perfettamente. Ancora una volta fermata e in maniera ottima dall'intervento di Moratti l'azione del,
della Mistral. Moratti che poi va e ci mette anche decisione dal punto di vista fisico per andarsi a conquistare il pallone. Interessante il numero 3 del Paliano, classe 2000, il più giovane in campo della formazione ospite, che secondo me è stato uno dei migliori. Ha presidiato sempre in maniera attenta la corsia di sinistra, facendosi anche vedere più volte nella zona d'attacco. Perde palla stavolta in maniera ingenua il Paliano, prova Cerasuolo, uno contro uno, il tiro che era poi un assist al centro. La difesa però mette palla fuori, adesso c'è Simone Bruni che può andare dentro, mette la palla morbida al centro, troppo morbida però. Andava indirizzata forse più verso il portiere per cercare l'impatto con uno degli attaccanti. Mistral che adesso deve velocizzare, Mastroianni, lancio lungo, cioè Cerasuolo completamente solo, mette a terra bene il pallone, cerca l'appoggio di Carnevale, no, poi va all'uno contro uno da solo e mette dentro un pallone brutto, 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 col sinistro che chiaramente non è il suo piede. Yuri Fazzi, buono l'invito centrale, appannaggio per Ceccobelli che controlla palla, poi però con grande prudenza preferisce ripartire da dietro. Attenzione al Paliano che si procura una buona occasione, poi la battuta all'ultimo momento impedita in maniera pulita da Mastroianni, che si frappone tra la porta e il calciatore in maglia biancorossa, impedendogli di concludere pericolosamente. Siamo già dall'altra parte con Simone Bruni che prova a far fuori l'avversario, mentre intanto è rimasto a terra Yuri Fazzi che aveva provato la conclusione. L'arbitro dice che si può riprendere subito. La rimessa con le mani da parte di Ciotola. Ciotola per Bruni, Bruni che va via, gran giocata e bella palla messa dentro al limite dell'area, ma c'è la difesa che fa buona guardia, Fazzi fermato da Impesi, poi Cerasuolo stanchissimo, non riesce a controllare, ha cercato di darsi da fare da quella parte ma si è visto soltanto negli ultimi minuti, 8 minuti alla fine. E prova il tutto per tutto mister Parisella con il terzo cambio, vediamo chi è l'uomo destinato a entrare sul terreno di gioco, un'altra punta, Salvatore Albano, vediamo chi va a rilevare, intanto c'è il Paliano in avanti, c'è la palla fuori e si provvederà al cambio. Salvatore Albano che torna a giocare in un campionato di promozione, calciatore dalle grandissime capacità, dotato di grande fisico, grande velocità. Speriamo riesca anche nei pochi minuti che ha a disposizione, chiaramente si tratta di tornare in possesso di una condizione fisica accettabile, va proprio fuori lo stanchissimo Cerasuolo e all'83esimo è chiamato al miracolo Cerasuolo, esce e Albano è l'uomo su cui probabilmente mister Parisella ripone le sue speranze, chiamato al miracolo appunto, ma certo non sarà facile, ma Salvatore con il suo fisico, la sua velocità, la sua volontà, perché è un ragazzo che davvero mette in campo anche l'anima quando gioca, io ricordo le sue ultime prestazioni nel campionato di prima categoria con la Don Bosco, davvero esaltanti, un ragazzo che quando è in forma è certamente di categoria superiore, speriamo che riesca in questi pochi minuti a fare la differenza. Riparte però ancora una volta, attenzione al Paliano con Cenerelli che è costretto su un pallone destinato fuori, però insomma, come si dice, il portiere cerca sempre di evitare grossi grattacapi e va a raccogliere un pallone per magari anche ripartire in maniera più veloce.
40esimo della ripresa, palla messa dentro a spiovere per Mariniello, Albano viene superato, va a Bruni a cercare di chiudere dalla parte opposta, Ciotola va immediatamente sul centravanti, Ronci lo blocca, poi va a dargli il 5, sfida tra giovanissimi, Ronci Manolo, classe 99 e 98 Simone Ciotola. Uno dei pochi che si è salvato dalla disastrosa stagione della Polisportiva Gaeta dello scorso anno, Simone Ciotola, rimasto fino all'ultimo sulla barca che purtroppo è affondata a fine stagione. 1-2 di Albano con Mariniello, buona la girata nelle intenzioni di Mario, anche esecuzione tutto sommato accettabile, ma l'altezza del pallone supera la traversa e termina alto sul fondo. Corre ai ripari anche il mister del Paliano con il terzo cambio, vediamo chi è che va, anzi il secondo, si tratta appena del secondo cambio, esce il numero 9 Ronci ed entra all'85esimo il numero 15 Andrea Benigni, un cambio tra i due 99 della gara. Andrea Benigni, anch'egli giovanissimo, che va a prendere il posto di Manolo Ronci. Si tratterà a questo punto per il Paliano di sparacchiare il pallone il più lontano possibile, tentando di mantenere questo vantaggio che separa gli ospiti dai primi tre punti della stagione, soltanto 4 minuti. Ma insomma, sappiamo tutti che il calcio è fatto anche di cose che possono succedere da un momento all'altro. Marciano, peccato, insomma, Marciano è certamente uno che riesce a giocarsela meglio in quelle circostanze, ma stavolta non è così. Palla che termina sul fondo, sul tentativo di giocare con entrambi i piedi per mettere in difficoltà l'avversario, non riesce la giocata, palla che termina fuori. 42 minuti di gioco, 3 alla fine, più a mio avviso almeno 3 di recupero a causa delle sostituzioni e dei continui secondi persi per soccorrere i calciatori del Paliano che sono rimasti vittime di scontri o comunque di episodi che hanno reso necessario l'intervento dei massaggiatori. Un tabellino che nel secondo tempo, a parte l'occasione di Fazzi contrato da Mariniello, dice soltanto Mistral, ma a parte l'occasione di Mariniello non è che ci siano stati grossissimi pericoli per la porta difesa da Neccia. Un risultato ai punti che... Intanto la girata di Albano, che avete visto, ha stoppato il pallone e ha provato la conclusione, ma non è stato abbastanza pericoloso. Certo, resta l'amarezza di un esordio che sicuramente tutti si aspettavano diverso per la Mistral. C'è ancora tempo per recuperare, ma insomma Albano gira male la palla, arriva però dove doveva andare, ma mette in difficoltà Bernisi che è costretto a un colpo di testa per cercare di rimettere il pallone giù. Mastroianni, bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo. Mariniello, grande sponda, ma trova proprio il difensore centrale. Peccato, c'erano 3 calciatori in maglia azzurra che potevano intervenire, ma il pallone si è diretto proprio verso il difensore del Paliano, che adesso riesce a uscire da una situazione piuttosto confusa. Prova a mettere il pallone con un esterno destro a pescare il nuovo entrato Benigni, ma non riesce nell'operazione. Mariniello, il tocco di testa, toccato in area, calcio di rigore per il fallo su Marciano. Insomma, è l'occasione che può dare
quel pareggio sospirato esattamente al 90esimo. Siamo al 90esimo. Un episodio che può ridare ossigeno a una Mistral che ha avuto grandissima difficoltà nel cercare di riequilibrare questa gara, e speriamo che adesso questo Jolly Marciano, che è il rigorista della squadra, riesca a tramutarlo nel gol dell'1-1 e poi l'arrembaggio dei minuti di recupero per cercare quel risultato che avrebbe del miracoloso. Ma insomma, il calcio ci ha insegnato a non dare mai per scontato fino all'ultimo secondo quello che è il risultato sul terreno di gioco. 90esimo minuto, Marciano dal dischetto contro Neccia, netto il fallo subito dal numero 10 del Mistral nel tentativo di mettere a terra il pallone. Parte Antonio Marciano e la mette morbida sulla sinistra del portiere, mettendo a segno la prima rete della Mistral in questo campionato. Peccato che sia arrivata così tardi, perché secondo me questa squadra aveva bisogno necessariamente di un pareggio. Adesso cambia il Paliano, entra il numero 20, si tratta di Matozzo Simone, che probabilmente è un altro difensore, ed esce Yuri Fazzi, mi è sembrato di vedere il numero 11. Non è stato ancora esibito il recupero. Esce Marciano, entra in campo, no, Marciano va semplicemente a bere. Entra Matozzo, il numero 20. Ed esce Yuri Fazzi. E allora sì, sono 5 minuti di recupero che decorrono probabilmente da questo istante. Siamo già al 47esimo però, quindi è probabile che si arriverà al 52esimo se l'arbitro considererà i 5 minuti a decorrere dal momento della sostituzione. Leccese, adesso è chiaro che sarà la parte più bella della partita, quella di questi minuti di recupero con le due squadre sull'1-1 e la Mistral che vorrà provare in quel miracolo sportivo che sembrava fino a qualche attimo fa impossibile. Samuele Leccese, il colpo di tacco per Ciotola, Ciotola fa girare per Mastroianni, buttiamolo avanti, adesso va bene anche nel marasma della difesa avversaria, purché la palla si avvicini alla porta di Neccia. Mariniello stoppa di petto, va a prendersela di testa, l'arbitro fa giocare, si può provare di lì, palla dentro che però sfila sui piedi di Bruni, Bruni al limite, entra in aria, palla per Albano, dal limite Marciano che deve tirare, da lì può girarla col destro, si butta a terra e l'arbitro concede un calcio di punizione a mio avviso piuttosto generoso ed espelle per doppia ammonizione il calciatore del Paliano, che protesta per la decisione dell'arbitro, che devo dire, perché insomma bisogna essere obiettivi, mi è sembrata piuttosto generosa. Ho visto Marciano che si è accomodato a terra senza grossi interventi da parte della difesa del Paliano. Ormai da quella zona di campo era difficile uscire, era a spalle alla porta l'attaccante del Mistral, che però rimedia la superiorità numerica per questi ultimi minuti. Lanini, Marco Lanini, il numero 4, che il numero 6, cioè Romagioli, che era già stato ammonito, riporta il cartellino rosso e lascia in 10 uomini la propria squadra in questo finale rovente. Io mi sento di dire che questo potrebbe essere il match point, perché siamo già al 49esimo, è un'occasione forse irripetibile per la Mistral quella di battere a rete con questo calcio di punizione, che può dare ai ragazzi di Mister Parisella la possibilità, con un altro calcio piazzato, di arrivare pericolosamente dalle parti della porta. Prova Samuele Leccese, gol, 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 Samuele Leccese, incredibilmente al 94esimo
con un calcio di punizione che ricorda certamente palcoscenici diversi, mette la palla in rete e compie quello che è un risultato sportivo veramente incredibile da pronosticare. Fino a 4 minuti fa due calci piazzati che cambiano decisamente l'inerzia di una gara che però non deve far dimenticare le difficoltà clamorose, clamorose che ha avuto la Mistral sul piano del gioco. E non è un caso che la squadra di mister Parisella sia arrivata a questo incredibile vantaggio proprio con due calci piazzati, un calcio di rigore al 90esimo e un calcio di punizione al 94esimo. Insomma, ci sarà certamente qualcosa da rivedere per mister Parisella, che Petrò potrà farlo adesso se la Mistral terrà il vantaggio fino in fondo, sulla scorta di un risultato che gli darà maggiore serenità nel corso di questa settimana, che avrebbe potuto senz'altro vederlo già sul banco degli imputati per una partita che, insomma, non nascondiamoci dietro un dito, non è andata bene. Adesso è chiaro, evidente, ci sono tanti attenuanti, la prima di campionato, la preparazione, la squadra imballata, una Paliano che si è difeso con quasi tutti i suoi effettivi, però certo la Mistral forse avrebbe potuto fare qualcosa in più, ma il risultato stavolta è dalla sua. Mistral 2, Paliano 1. E l'arbitro che fischia, siamo adesso al 51esimo, avevamo pronosticato il termine della gara al 52, visto e considerato che i 5 minuti sono iniziati al 47esimo, probabilmente si andrà avanti fino al 53esimo per le feste post gol. Adesso la Mistral che ha tanto spazio a disposizione, Mariniello probabilmente andrà a portarsela sulla bandierina, con la sua esperienza non credo proprio che la giochi, e infatti Mario capisce perfettamente che non è il momento di cercare il 3-1, ma è il momento di tenersi palla andando a cercare di perdere secondi decisivi per portare a casa questa vittoria davvero inaspettata per come si era sviluppata la gara, con una Mistral che quando proprio sembrava sul punto di soccombere ha trovato l'energia, la forza e, insomma, non dobbiamo dimenticare mai di essere obiettivi, anche la fortuna di due calci piazzati che hanno cambiato completamente l'inerzia della gara, che adesso Mariniello porta verso la fine con un'altra bella giocata. No, mi sembrava angolo, vabbè, l'arbitro dice che si può proseguire e il Paliano adesso probabilmente farà quello che deve fare, ma non riesce. Termina la gara con quello che noi siamo soliti definire il bello del calcio, no? È un calcio che riesce sempre a stupire gli appassionati con l'evoluzione di un risultato che nessuno si aspettava e che invece è arrivato, anche se sul filo di lana, un 2-1 che consegna a una Mistral che però, insomma, non ha fatto vedere sicuramente il bel gioco, ma ha vinto la partita. Questa gara qui con Felice Pantanella di Sport Pontino, vogliamo approfondire proprio questo tema. Non è stata una bella partita, però, insomma, guardiamo a quello che è il finale, 3 punti portati a casa, poi discuteremo di come sono arrivati. Il resto conta poco. È chiaro che comunque abbiamo guardato una partita non bellissima, una Mistral che comunque era improponibile, insomma, non ho visto fare grande gioco, forse mancava Vitale che è importante come complesso, ma Vitale è infortunato e quindi la squadra deve costruire il gioco. Qualche errore nel gol del vantaggio ospite fra Mattia Mastroianni e appunto il centrocampista leccese, che non si sono capiti, però per il resto il Paliano ha fatto quello che doveva fare, difendersi, partire in contropiede. E la Mistral è riuscita a sbloccare finalmente sul finale un gioco troppo un pochettino lezioso. Lezioso, bravo, non viene a termine. Comunque il calcio poi ha quel fattore imponderabile che
dal 90esimo al 94esimo ha cambiato una gara che sembrava destinata a finire male per la Mistral. Dunque, prima giornata di campionato, promozione, girone D. Erasmo Lombardi alla telecronaca, Nicola Dell'Anno alla telecamera, grazie al nostro direttore Giuseppe Capuano. Termina 2-1 per la Mistral, il gol di Ceccobelli al 14esimo del primo tempo, al 90esimo un calcio di rigore di Marciano, al 94esimo un calcio di punizione di Samuele Leccese. Una Mistral che deve rivedere qualcosa, ma che può guardare la classifica con i primi 3 punti di questo campionato. È tutto per quanto riguarda la partita al Riciniello, i giocatori sono già tutti fuori, ci risentiamo alla prossima occasione e sicuramente ci saranno tanti appuntamenti sportivi col calcio. Allora, siamo qui a termine l'incontro fra Mista Città di Gaeta e Pagliano, Polisportiva Pagliano. Abbiamo il tecnico della squadra ospite, Russo. Una partita che a 5 minuti al termine ce l'ha levato in mano, quindi un'amarezza, penso, sicuramente importante, no? Sì, sicuramente c'è amarezza, perché per come è andata la partita, perché l'avevamo studiata bene e si era messa bene dopo il gol nel primo tempo. Loro facevano fatica, nonostante una squadra di una grossa portata, lo sapevamo. Abbiamo lavorato bene e abbiamo chiuso tutti gli spazi, la squadra è stata attenta, accorta. Poi purtroppo gli episodi arbitrali, me lo consenta di dire, sono stati a nostro sfavore. Cioè, dopo 2 minuti c'era un calcio di rigore netto e l'arbitro dice dopo 2 minuti, e mi sembra, sono 90, quindi non vedo come non lo possa dare. E poi la gestione di gara è stata un pochino, all'inizio la teneva abbastanza bene, poi si è fatto secondo me un pochino condizionare dall'ambiente, perché calcio di rigore netto per loro, quindi giusto, la punizione è ridicola, perché erano 3 volte e si buttavano in aria, si provavano a chiedere il fallo, poi l'ha presa con la mano, si è buttato, mi dà rigore e per di più c'è l'espulsione del mio centrale, quindi per un comportamento antisportivo, quando c'è qualche ragazzo loro come il 6, come il 7 che hanno insultato tutta la partita alla panchina, onestamente non lo meritavamo, perché l'avete visto tutti che eravamo composti in panchina senza nessun tipo di atteggiamento riguardoso, e ce la teniamo, facciamo bagaglio. Abbiamo giocato con la squadra che probabilmente, a detta di tutti voi, vincerà il campionato. Noi ci siamo difesi bene. Guardiamo avanti. Però, ripeto, c'è l'amarezza soprattutto in un atteggiamento dell'arbitro alla fine della gara, che comunque lascia onestamente a desiderare. A livello di complessivo, il match poteva sicuramente starci più un pareggio, oppure la vittoria nel pensiero del Pagliano, non credo che fino al 90esimo ci stava, ma dopo la città della Mistral comunque si è fatta avanti, quindi è riuscita comunque come impegno, anche perché nella fase del primo tempo e anche parte del secondo tempo voi siete riusciti comunque a bloccarla con quell'atteggiamento sicuramente molto accorto. Assolutamente sì, noi la squadra Mistral è una squadra forte, lo sapevamo, ha dei cambi all'altezza, hanno migliorato la squadra con i cambi, comunque faceva fatica, nonostante il nostro atteggiamento un pochino accorto, ma era normale, cioè stiamo fuori casa, non una delle favorite, quindi nessuna vergogna a coprirsi e ripartire. E vincevamo 1-0 senza poi soffrire troppo, se me lo consente, comunque abbiamo retto bene senza grosse, poi c'è stata l'opportunità di, credo, Mariniello sul portiere, che è stata un'opportunità grossa, ha fatto un buon intervento il portiere, e poi c'è stato l'episodio del calcio di rigore. Il pareggio ci poteva stare dal punto di vista del gioco, la Mistra l'ha tenuto benissimo il campo senza nulla, però il risultato condizionava chiaramente, perché stando in vantaggio chiaramente un pochino eravamo accorti. E la cosa che mi dispiace, ripeto, è l'episodio finale, perché il punto l'avrei preso e l'avrei raccolto a braccia aperte, e purtroppo quella punizione non c'era, non mi va giù perché non c'era, e per di più l'espulsione di Romagnoli. Senta, la città di Pagliano, il progetto di quest'anno, io credo di aver capito, di ricordare che avete rilevato un titolo sportivo dello Levano Romano. Il progetto vostro qual è? Un campionato tranquillo, diciamo? Noi vogliamo fare bene in tutti i campi, vogliamo imporre il nostro gioco laddove è possibile, cercare di crescere come compagine, come squadra. Ci sono elementi buoni, oggi ne mancavano un paio che per noi sono fondamentali, anzi 3, perché Martinoli era squalificato, ma Matozzo e Ceccobelli erano in panchina, ancora non erano al meglio. È una squadra che può crescere, venderemo cara la pelle in tutti i campi, questo è poco ma è sicuro, poi l'obiettivo lo dirà il campo. Siamo adesso con Alessandro Varisella, Mistral, mi sembra che una partita
prospettato in modo diverso, ma comunque chiaramente è stata una sofferenza fino al 94esimo, 90esimo, e quindi penso che devi analizzare bene questa gara, perché comunque chiaramente non ce ne deve essere una prossima, perché squadre meno esperte come questa si prendono i tre punti. Allora, noi sapevamo le difficoltà della partita, sapevamo che era la prima di campionato, sapevamo che incontravamo una squadra ben organizzata, una squadra che ha fatto un ottimo precampionato, quindi fisicamente ben impostata, l'avete visto 10x10 giocatori sempre dietro la linea del pallone, questo purtroppo non ci ha permesso poi di sviluppare il nostro gioco in velocità. Molte volte abbiamo forzato, soprattutto nel primo tempo, qualche giocata, dovevamo girare meglio il pallone, dovevamo trovare la giocata giusta. In due o tre occasioni l'abbiamo fatto, però non siamo stati bravi poi a concludere l'azione. L'unico svariore che abbiamo fatto, un'imperfezione che abbiamo fatto durante la partita, l'abbiamo pagata a caro prezzo. Però ecco, questo poi il secondo tempo, con le sostituzioni, la squadra è cambiata, la squadra voleva a tutti i costi il risultato, ci siamo riusciti, l'1-1 al 90esimo mi sembra più o meno, poi abbiamo fatto il 2-1, purtroppo la squadra ci ha creduto. Noi ci credevamo fino alla fine, abbiamo una squadra di uomini, una squadra che sa quello che vuole in mezzo al campo. Dobbiamo crescere tatticamente, perché in alcuni frangenti siamo stati troppo lenti, le distanze erano troppo lunghe, però questo è normale in questa fase del campionato. Quello che mi è piaciuto è lo spirito di sacrificio, la voglia di volere risultati a tutti i costi, e questo ci fa ben sperare per il futuro. Vogliamo dire, insomma, che oggi non è stata una grande mistra, insomma, no? No, non è stata tatticamente una partita perfetta come quelle che vogliamo noi allenatori, però nei campionati, in tutte e 34 le partite ci sono questi tipi di partite, dobbiamo fare in modo che in casa dobbiamo stare più tranquilli, giocarcela in maniera un po' più veloce, un po' più diversa. Però, come dico, è la prima di campionato, conoscevamo la squadra avversaria che si veniva a difendere, che si sa difendere abbastanza bene, quindi noi secondo tempo abbiamo fatto la partita per volere il risultato a tutti i costi. La mancanza quindi di Vitale si sente, come si suol dire? Allora, io, chi ha giocato ha dimostrato che può stare in questa rosa, siamo una rosa di 22 giocatori, chi gioca è perché merita di giocare, è normale che un giocatore come Vitale lo vorrebbero tutti quanti, quindi noi che ce l'abbiamo nella rosa, nel momento in cui starà bene sicuramente ci farà quella differenza che poi a centrocampo ci serve. Città di Pagliane, come l'hai visto? Squadra che ha rilevato il titolo, lo levano, mi sembra comunque molto messa bene in campo, no? Squadra organizzata, squadra tosta, squadra fisicamente ben impostata, sa quello che vuole in mezzo al campo, e quindi secondo me faranno un ottimo campionato. Prossimo turno? Andiamo a Pontinia, ho saputo che oggi ha vinto fuori casa, quindi incontreremo una squadra come noi con l'entusiasmo alle stelle. Ma noi purtroppo tutte le partite le dobbiamo preparare nel migliore dei modi, sappiamo le difficoltà della partita, ma da martedì cominceremo a pensare anche al Pontinia. In bocca al lupo. Crepi.